La propaganda è un'arma estremamente moderna, molto evoluta, molto attenta e che commette anche degli errori, commette anche degli azzardi. Molti li stiamo anche pagando, alcune credenze, alcune luoghi comuni sono ancora vivi adesso e nacquero tra il 14 e il 18. Una certa idea che si traghetta, non so, dei tedeschi, dei francesi, dei russi ad esempio, no? Che ancora sono dei luoghi comuni, nacquero attraverso un attento lavoro straordinario pieno di mezzi che si operò in quegli anni. Ad esempio vi fu un risultato straordinario che poi portò anche all'ampliamento dei stati belligeranti quando un ufficiale inglese dei servizi di propaganda pensò bene di abbinare ad esempio due foto, una che faceva vedere delle ossa di animali e una che faceva vedere dei corpi umani, e le fece pubblicare in vari giornali e dicendo che i tedeschi utilizzavano le ossa, no, per fare il sapone, cosa che i tedeschi ne hanno combinate, ma questa cosa non ha senso, diciamo. Il luogo comune è ancora vivo, ancora oggi, no? Questa cosa provocò una tale indignazione che ad esempio in Cina, dove vi è un culto dei morti molto raffinato, almeno prima della rivoluzione culturale, dichiarò guerra alla Germania, nonostante la Germania era dall'altra parte dell'emisfero e non gli aveva fatto grandi cose. Alcune cose durano ancora adesso. Una visione, ad esempio, poi sapete, la Prima Guerra Mondiale è la continuazione poi della sua altra faccia, che è la Seconda Guerra Mondiale, molti luoghi comuni ci sono ancora ora. Molte visioni, ecco, il senso ad esempio anche che avevano alcuni popoli della precisione o della capacità o della fantasia. Queste sono delle suggestioni che sono rimaste ancora costanti. Ne abbiamo anche pure nel 2014. Per esempio? Beh, ad esempio una certa idea che abbiamo dei tedeschi, mi sembra che sia molto, molto persistente. E in particolare da queste parti forse i popoli cosiddetti slavi, una sorta di antipatia per la loro ferocia. Certo, qui c'era il limes, qui correva il confine naturale già dai tempi dell'antica Roma, e qui la contrapposizione, qualcuno ha scommesso nella contrapposizione, soprattutto i potenti ovviamente, non i poveri.